problema di sicurezza proprio qui in zona centrale a Pescara. Lei che ha un'attività proprio su questa strada, cosa succede? Succede che siamo veramente lasciati all'abbandono e ci sono balordi tutto il giorno, soprattutto nel pomeriggio. E siamo davvero in difficoltà perché sono persone pericolose che rischiano di farsi male perché ovviamente capita che sono ubriachi e quindi ovviamente danno fastidio a noi attività, ma soprattutto ai clienti. E Vengono a quindi bussare al negozio e chiedono entrano soldi. direttamente, chiedono soldi, a volte litigano tra di loro, quindi diventano pericolosi e noi siamo costretti a chiuderci dentro durante il pomeriggio e soprattutto i clienti non vogliono più arrivare qui da noi nel pomeriggio, vengono solo di mattina. Spaccio e violenza in centro a Pescara, su Corso Vittorio Emanuele e via Quarto dei Mille, dove i commercianti sono ormai esasperati e chiedono, sostenuti dal vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, maggiori controlli. Qui ogni giorno e notte, pieno di delinquenti, criminali, spaccio di droga, persone che bivaccano e sono guerre tra bande. Addirittura solo qualche giorno fa c'è stata una lite furibonda tra queste bande e si sono registrati, ci hanno raccontato i cittadini, schizzi di sangue sulle vetrine. Potete immaginare la paura di questi commercianti che stanno diminuendo notevolmente il fatturato perché i cittadini onesti non ci vengono più. Non solo spostandoci nella vicina parcheggio di fronte al Bigo, pericolosissimo perché lì si deve pagare legalmente il parcheggio e poi abusivamente, perché ci sono questi accattoni delinquenti che impongono anche un pagamento abusivo quando la sera queste persone vanno a riprendere la macchina, spostandoci nell'area di risulta, anche l'area di risulta lasciata in abbandono, dovrebbe essere il bigliettino da visita della città, invece troviamo un'area di risulta invasa da delinquenti, da criminali, da persone che spacciano droga. Chiedete più controlli? Ci sono tante donne che hanno paura addirittura andare a riprendere la macchina la sera, stessa cosa a Piazza Santa Caterina, la soluzione c'è. Qui chiediamo un forze dell'ordine appiedate di quartiere o anche vigili di quartiere, l'agente della polizia municipale. Qui una volta c'era un agente della polizia municipale che si occupava di una zona un po' più avanti. Il problema era quasi, quasi risolto. Chiediamo semplicemente questo. Questo chiedono i commercianti. Un agente appiedato della polizia municipale basterebbe per fare una ronda e garantire la sicurezza di questi posti.